Eccoci qua, Cristina. Ciao, Ciao! finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì, adesso anch'io. Aspetta un attimo, non ti vedo in video, non hai la webcam? Sì, ce l'ho, però non so che bene che cosa dobbiamo fare, perché io ho avuto un intervento, quindi sono un po' gonfia. Ah, ok, va bene, dai, allora la facciamo in audio. No, ti ho disturbato perché, come ti dicevo, ci sono i 15 anni della squadra, della Yamamay. E allora stiamo cercando di reperire un po' di giocatrici degli anni passati, anche recenti, per parlare della loro avventura busto. Ecco, diciamo, è un ricordo per mettere insieme tutte le giocatrici anche di un tempo o anche quelle più recenti, come nel tuo caso. Ecco perché ti ho chiamato. Quindi, diciamo, le domande che ti voglio fare sono concentrate solamente sugli anni che tu hai fatto a Busto. Perché lo scopo appunto è questo. Se ci vuoi raccontare un po' delle tue avventure, soprattutto da quando sei arrivata a Busto. Sì, allora io sono arrivata in 2010, sono rimasta 3 anni e sono arrivata come terza centrale. Poi, lavorando con la squadra, con Carlo, ho avuto un'opportunità di giocare durante i playoff e poi 2 anni dove ero titolare, soprattutto un anno 2000, cioè il secondo anno dove abbiamo vinto. Dove abbiamo fatto il triplette, è stato sicuramente l'anno più bello nella mia carriera, anche su tutti gli anni che sì, Ecco, sicuramente la stagione più bella che ho giocato. ma prima di arrivare al terzo anno, cominciamo con il primo. Tu sei Sì? arrivata da dove arrivavi esattamente? Allora, arrivavo da Mulhouse, dove ho giocato 6 anni. Da Ok. Mulhouse, una squadra francese che giocava sempre la finale contro il Cannes. Era la tua prima esperienza in Italia? Sì, è la prima esperienza in Italia, avevo 22 anni, sì. Ok, e quindi diciamo per esempio le giocatrici che hai incontrato il primo anno. Non ti ho sentito. Quali sono le giocatrici che hai avuto il primo anno, che ricordi? Nella squadra, dici? Esatto. Allora, io sono arrivata cioè, allo stesso momento della Flotte Mainers e noi siamo Arrivati diventate assieme. molto amiche, sì, noi due anche quest'anno eravamo insieme a Istanbul, anche se lei giocava al Galatasaray, però siamo, sì, l'anno prossimo saremo insieme a Piacenza e quindi molto contenta di ritrovarla, di averla di nuovo nella mia squadra perché siamo proprio amiche, sì, da adesso, se non sbaglio, 5 anni, sì. Quindi sei arrivata il primo anno, hai trovato subito la flow e quindi diciamo Sì. ti sei, ti ha fa non hai fatto fatica ad ambientarti, ecco. No, perché noi abitavamo nello stesso palazzo, lei al piano terra, io invece al primo piano e poi dopo la prima stagione abbiamo chiesto di andare, di spostarci a Busto e ci hanno trovato di nuovo 2 appartamenti nello stesso palazzo, quindi. E com'era Parigi i primi anni? Nel senso, tu arrivavi da un tipo di allenamento completamente diverso. Sì, allora io sono arrivata già. Il primo ricordo è stato il fatto che l'allenamento era in italiano, quindi ci voleva tanto, sì, soprattutto concentrazione perché alla fine, non parlando italiano, cioè, riuscivo all'inizio a capirlo un po', però sì, io mi ricordo che dovevo essere concentrata al 100% per capire anche gli esercizi che voleva durante gli allenamenti. Poi lui è uno che secondo me fa lavorare anche tanto, cioè bravo sull'aspetto tecnico e quindi mi ha fatto crescere tanto. Poi è uno secondo me che non dice spesso che uno sta facendo bene, però quando lo dice, io mi ricordo ancora una volta che me l'ha detto tipo a mazzo che era davvero contento con quello che stavo facendo e poi è stato il mio giorno più bello della stagione, direi. Certo, perché lui non era molto, diciamo, non parlava molto, ecco, non era Non molto. è uno che, secondo me non è uno che parla tanto, però quando lo fa sempre sul modo giusto. Ecco, quindi diciamo, il primo anno hai affrontato un po' ovviamente la situazione come una persona appunto che arriva da un campionato straniero e inizia una nuova avventura in Italia, quindi cambiando completamente tutto. Poi invece, come l'anno successivo, cosa ricordi dell'anno successivo?
Allora, l'anno successivo mi ricordo che sì, durante l'estate mi sono fatta male con la nazionale e poi cioè, avevo un problema, una distorsione della caviglia, quindi all'inizio facevo un po' fatica, però cioè, ho preso tanta fiducia durante l'anno anche grazie alla squadra che c'era, cioè tutte le giocatrici che c'erano quest'anno perché avevamo davvero amiche, e quindi il fatto che noi ci siamo trovate molto bene tra di noi ci ha aiutato tanto. E poi il fatto quando si vince una volta, da quando abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo capito che potevamo vincere ancora tanto. E poi è stato un anno davvero eccezionale, nel senso che è stato molto bello vincere questi tre trofei. Ecco, quale ricordo hai soprattutto, magari, non so, vogliamo raccontare qualche trasferta particolare che ti ha lasciato, che ricordi con particolare attenzione? O qualche partita in particolare? Ma io mi ricordo soprattutto che quell'anno lì dovevamo giocare sempre i Golden Set, quindi anche in Coppa CEF, che abbiamo vinto tutti i Golden Set, che non è per niente facile perché ancora quando le dobbiamo giocare adesso, cioè è una cosa molto. Cioè, io mi sa che anche l'anno dopo abbiamo sempre vinto questi Golden Set. Questo me lo ricordo molto bene. Poi, Ecco, trasferta. quest'anno verrai come avversaria, sarà sicuramente una partita un po' particolare entrare al Pala Yamamay con un'altra maglia, ma giustamente come professionista è normale questo. Ecco, tra l'altro incontrerai, avrai come compagne molte ex bustocche. Sì, anche di ritrovare la Francia mi fa molto piacere perché anche con la Francia siamo molto amiche, o con lei la settimana scorsa, e quindi di ritrovarle, cioè soprattutto nelle squadre femminili è una cosa molto importante, avere nella squadra delle amiche, delle contà, cioè comunque secondo me ci aiuta tanto, nel senso che noi siamo comunque, cioè abbiamo sempre bisogno di parlare, forse di, non so, dai segreti e dalle cose del genere, quindi è una cosa che a me che mi dà tanta fiducia quando so che di fianco ci sono le compagne con cui mi trovo molto bene. Sì. Ecco, compagne che una buona parte, non dico tutte, ma una buona parte affronteranno l'estate sulla spiaggia, andando a giocare a beach volley. Da parte tua come passerai le ferie? Ma